Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ancora tanti auguri, spero abbiate passato una buona fine e un buon inizio di questo 2017 e inizio appunto quest'anno con questa presentazione di quest'altra pietra miliare del modding. Qui siamo di fronte al caro vecchio, tra virgolette, 936. Qui siamo di fronte appunto alla penultima serie, praticamente alla S3, che è la serie precedente a quella che ci viene fornita di default in Farming Simulator 17. Questo è il caro, tanto famoso, famigerato modello di Surreal Crash Fructor, che era uscito per Farming Simulator 13 per il Mod Contest, se si ricordano i più vecchi. È stato, diciamo, rimesso nel 15 e appunto è sbarcato anche nel 17. È stato preso in mano da Giucca, quindi è stato convertito, è stato risistemato, adattato e tutto quanto. Ci ho dato un occhio perché comunque è un modello che a me è sinceramente sempre piaciuto, è veramente una buona mod, è bello in tutti i suoi dettagli. Nel 13, se vi ricordate ragazzi, con la more realistic, usare sto mezzo qui era una roba spettacolare, mamma mia, mi vengono. È che non potete vedere, se no vedreste la pelle d'oca, perché mamma mia, che ricordi, che ricordi. Comunque, dicevo, è un bel modello, mi piace, mi è sempre piaciuto, quindi appunto comunque è una mod assolutissimamente da avere sotto i vostri capanni. Adesso non so se ci saranno altre versioni, sinceramente non ho letto di aggiornamenti, update, ma comunque ovviamente io vi lascio il link di Modoster in descrizione e magari ogni tanto andateci a dare un'occhiata, che appunto vedrete le varie versioni eventualmente aggiornate. La mod, come ben vedete, qui ho il 936 normale verde e il Black Beauty, quindi abbiamo la possibilità di scegliere. Appunto, la troviamo sempre nella sezione dei trattori, andate, scorrete in fondo finché appunto troviamo 936 vario, 936 vario Black Beauty. Come configurazione di opzione potenziamento abbiamo appunto le ruote standard, che le ho sul verde, i pesi ruote che li vedete qui nel Black Beauty. Poi abbiamo i pneumatici larghi e infine le doppie ruote. Vabbè, non le ho prese, ma comunque insomma ben potete capire. Possiamo personalizzare i colori dei cerchioni, scegliere tra rosso e questo grigio chiaro. E basta. Come prezzi siamo a 250.000 euro con 320 euro al giorno di manutenzione e 360 cavalli di potenza. Velocità sono 60 all'ora, anche se in realtà ne fa 62. Il Black Beauty qui non si differenzia in nulla per quanto riguarda opzioni potenziamenti, solamente appunto per quanto riguarda la livrea nera. Ok. Il modello, beh, penso magari per i reduci degli scorsi farming lo conosceranno bene, ma comunque, ripeto, come ho detto all'inizio, mi è sempre piaciuto, è bello, è ben fatto, poi graficamente non pesa niente. Veramente mi piace, negli episodi scorsi appunto era molto scriptato, aveva tante cose. Qui abbiamo un'interattività, una piccola interattività da fuori, abbiamo l'IC, c'è la riversione della guida, che appunto possiamo usarla in retroversa con falciatrici o cippatrici, come quello che vi pare e piace. E basta, per il resto nulla da dire. Il modello ha qualche piccolo acciacco, se così si può chiamare. Qua possiamo vedere qualche errorino texture nel 6 della scritta, quindi nel verde lo si vede meglio, vedete che appunto c'è nella texture del numero quell'errorino lì, che non so da cosa possa derivare. Comunque c'è quel problemino lì. Poi c'è una piccola mancanza, la scritta Profi e Profi Plus nella portiera. Per il resto basta, è a posto. Qui vedete appunto le masse
posteriori, delle ruote, i pesi. Ora, siccome io ne avevo scaricato uno, non mi ricordo quale sia stato, ma se hanno rispettato, se Giuca ha rispettato il modello suo, il peso default è praticamente quello da 2500 che vedete montato nel 936 verde, dovrebbe essere questo qui. Questo qua più grosso l'ho scaricato io, mi pare che non mi ricordo, adesso non mi sono dimenticato di guardare, ma dovrebbe essere praticamente questo qui. Ok, basta. Allora, l'interattività. All'esterno abbiamo la possibilità di aprire la porta. Ecco qua, vedete che invece il messaggio open close door con il tasto R. In più, se vi avvicinate alle ruote anteriori, abbiamo la possibilità di rimuovere e togliere i parafanghi. Dovete toglierli, diciamo, singolarmente perché non si tolgono in parallelo, quindi dovete togliere il sinistro e appunto il destro. Ecco qua. Per rimetterlo su, sempre vi avvicinate e tasto R. Ok, rimettiamo su. Bene, saliamo in cabina che vi faccio vedere l'IC e tutto quanto. Allora, ovviamente è sempre attivabile con la barra spaziatrice, porta sinistra di apertura. Qui di fronte tendina parasole, l'1.8, questo qui superiore. Qui a destra nella plancia dei comandi c'è questa manina qui che è l'open front arms, che sono praticamente l'apertura dei bracci del sollevatore anteriore, che adesso andiamo a vederlo subito. Scusate che lo accendo e vado un attimo indietro e stacco la Olaras, se no non vedete. Eccoci qua. Allora, se l'ho attivato ovviamente si ritraggono i bracci del sollevatore anteriore, eccoli qua, vedete che sono tornati su. Penso vi siate accorti che c'è una terza camera, che è questa qui che sto usando, che è quella dinamica, che c'era e c'è sempre stata su questo fan qui. Poi, altro IC qui vicino, abbiamo l'open rule, che è, diciamo, sono i lampeggianti, li possiamo appunto ripiegare. Come ben vedete che se premiamo l'IC i lampeggianti si ritraggono, eccoli qua, mentre sono tornati giù. Poi, sempre qui sopra abbiamo la luce interna, che la possiamo attivare. Posteriormente abbiamo l'1.8. Posteriore. E lateralmente abbiamo questi due piccoli C che servono per aprire i segnali di ingombro laterali. Ecco qua, spegniamo un attimo la luce. Perfetto. Allora, come altre animazioni, c'è un piccolo IC qui che praticamente attiva il computer del Vario, che però è solo puramente estetico, non si vede nulla, diciamo, nelle schermate qui non ci sono valori che salgono o scendono, quindi è solo, diciamo, fermo così. Come ben state vedendo, c'è l'animazione classica, appunto sempre nativa di questo modello del joystick. Vedete che quando andate in avanti il joystick viene tenuto premuto in avanti, poi quando vi fermate torna in posizione di riposo, e la stessa cosa succede per quando andate indietro. Qui nei comandi vedete che ci sono appunto nel tachimetro la velocità in display a numero e la velocità appunto dei giri, display a 7 segmenti. Poi c'è diciamo la freccina di direzione, se state andando in avanti o indietro, eccolo qua. La visuale è sempre il punto forte di questo modello qui, perché come ben vedete ha una gran visuale ampia. Poi vedete che la testa del player si sposta in base a dove state guardando. Se notate, quando vi spostate indietro tende un po' ad alzarsi per facilitarvi a, diciamo, vedere meglio dietro, e quando tornate in avanti vedete che è come se si abbassasse. Veramente la camera di sto fan qua, dinamica così, è veramente favolosa, bellissima, mi è sempre piaciuta, è davvero un punto forte. E infine l'ultimo IC è quello della reversione della guida, eccolo qua.
Qua lo potete appunto usare, come ho detto, con le retroverse, con magari una cippatrice, eccetera. Anche se diciamo la visibilità con la guida retroversa, così se dove abbiamo tipo anche le falciatrici, eccetera, non si vede tantissimo. Però appunto diciamo la camera qui, che ha un grand'angolo maggiore, offre una visibilità migliore sicuramente di quelli originali. Ok, lì ci avete visto dov'è. Qua vabbè, va in collision la cabina un po' con la questione qui, appunto è un problemino di modello. Qua abbiamo il C, l'avete visto, si trova diciamo sotto sopra il pedale, e ok, basta, non c'è altro. Fanaleria, troviamo la questione della nebbiolina dei fari, che abbiamo trovato anche nell'8R che avevo presentato, che tanti hanno apprezzato, tanti non hanno apprezzato. A me sinceramente piace, molti hanno detto che di giorno è un po' irreale. Sì, è vero, quello sì, può essere, però insomma secondo me è un bel effetto, è una cosa nuova che non si era mai vista, e io sinceramente di mio l'apprezzo. Poi vabbè, se vogliamo essere pignoli, siamo pignoli, se no diciamo che a me piace molto questo effetto. Ok, frecce tutto a posto, ecco qua. Ok, manca di luminosità sui pannelli laterali di ingombro, che non vengono illuminati con nessun diciamo faro, né con i fari normali né con quelli di lavoro, quindi è una piccola mancanza, e basta. Per il resto non c'è altro, diciamo, parlo di livello di interattività, e ok. Bene, io direi di salire su questo qui verde. Andiamo in campo a fare qualche giretto. Mortacci sua. Ok. Comunque dicevo, sì, per il resto come dettagli del modello mi piace, ripeto, mi è sempre piaciuto, e poi all'epoca comunque era una delle migliori mod che giravano in circolazione. Disponibili, e veramente mi è sempre piaciuto sto 900 qui, quindi penso che anche i reduci del 13 e del 15 lo apprezzeranno tanto quanto me. Poi anche è stato ben fatto anche a livello di in-game, si guida bene, veramente ottimo, veramente è piaciuto veramente tanto. C'è magari questa cosa qui delle due camere, che se volete avere quella normale dovete sempre passare per l'altra, quindi un po' magari una pecca, se così la possiamo chiamare. Ok, qua passiamo un po' alla dischiera, che poi comunque ho notato, sì vabbè, non è che è la prima volta che la noto, ma la potenza richiesta degli attrezzi di default di farming, mamma mia, è troppo bassa. Cioè, per una dischiera del genere chiedono 180 cavalli di potenza minima. Io penso che con 180 cavalli una dischiera del genere non credo proprio riuscireste a tirarla, e credo magari neanche ad alzarla. È un po' una cosa, sì, la potenza richiesta degli attrezzi di farming è veramente, secondo me, un po' sballata. Ok, qua sono sulla Old Streams, la cara Old Streams, gran mappone. Ok, appunto come avete visto, ovviamente dirt presente, è anche ben fatto. Qui la sale indipendente davanti funziona molto bene, ha un bel effetto. Qua faccio due o tre giretti. Adesso sti giorni qua sto appunto riprendendo tutte le mod che sono uscite, ci sto dando un occhio, sto testando, guardando, quindi appunto prima di proseguire con film video live e quant'altro, ci tengo appunto a presentarvi quello che c'è da presentare. Quindi ci saranno altre presentazioni nei prossimi giorni.
adesso portate pazienza che con un po' di tempo guardo tutto. Devo sempre ricordarmi che non sono in live, ma sono su una presentazione, perché io qua vado avanti all'infinito. Che bello che è, mamma mia, veramente quando l'ho visto l'ho tirato giù immediatamente. Penso che sentirete anche molta nostalgia a chi lo ha usato nei vecchi farming. Due tre giri, non guardate come sto passando il coltivatore, perché fortuna che è il campo mio, perché se dovessi cioè, su un campo degli altri allora mi avrebbero già spedito a casa. Bene, facciamo l'ultimo giro, torniamo in farm che vi saluto. Anche se vorrei star qui a raccontarvela. Qui vedete sotto c'è anche il frighetto. Non mi ricordo se c'era anche nel modello del 13, non mi ricordo più. Ok. Qui a destra, vedete, nell'asta ci sono dei computerini che adesso, qua vedete, c'è l'isobus del Krone, l'Horsch, la roba della Pottinger. E adesso non so, attualmente non ci sono script che possono agganciare, diciamo, i computer e dare interattività all'oggetto dietro tramite appunto quei pannellini lì. Quindi vedremo se prossimamente, con aggiunta di script, eccetera, riusciremo ad avere qualche interattività. Bene, io qua mi piazzo qui che vi saluto. Ok, mamma mia, c'ho anche la lana piena. Bene ragazzi, io a questo punto termino qui la presentazione, spero di essere stato chiaro, spero soprattutto vi sia piaciuta la mod, come ben avete visto io l'ho veramente tanto apprezzata, è un modello, una mod veramente valida, veramente ottima, una mod da avere nelle vostre farm in sostituzione ai classici Fender S4 proposti diciamo di default, questo qui in più come ben avete visto ha una buona interattività e mi è piaciuta, quindi ve la consiglio. Io vi lascio, ragazzi, vi saluto, vi lascio il link in descrizione. Ovviamente, come vi ho detto, tenete sempre d'occhio il link di Modonster, che se ci saranno aggiornamenti, eccetera, potete vedere direttamente da lì. E niente, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!